Buongiorno, buon pomeriggio, come state? Eccoci in questa live che vuole ricordare quindi a tutti voi che sono appunto le ultime ore per potersi iscrivere appunto all'evento che si terrà domani sera alle ore 21, quindi martedì 10, 10 maggio. Il tempo vola e siamo già arrivati al grande giorno. Allora, per chi guarderà poi in differita questa live, ricordo alcune, diciamo, do alcune dritte per domani sera. Chi si è già iscritto le ha già ricevute via email tutte le dritte, ok? Ciao Lorena! Chi invece si deve ancora iscrivere lo scopre adesso, ok? Mi raccomando, domani sera per l'evento come ci si organizza? Voi avete il link unico di accesso. Ciao Lorena, due Lorena abbiamo, tutte Lorena. Quante Lorena all'ascolto? Avete il vostro link unico di accesso che avete ricevuto sia la prima volta che siete iscritte e che riceverete poi anche nuovamente il giorno stesso dell'evento. Quello è il link che dovete cliccare per poter accedere alla stanza, ok, dedicata, grazie alla quale quindi potrete entrare all'evento. L'evento inizia alle 9 spaccate. Ciao Elisa. Ciao Barbara, come state? Ah, vedete, c'è anche il link nei commenti per chi ancora non si fosse iscritto. Voi quando cliccate il link, quello che poi riceverete una volta che siete iscritte, ok, quindi qua sto parlando a chi già si è iscritto, quindi chi ha cliccato già il link che c'è in questa live e già si è registrato, questi sono i passi che dovete fare per domani sera. Cliccate il link 5-10 minuti prima, così che vedete che insomma funziona, che voi siete dentro e mi raccomando. Alle 21, ok? Alle 21 iniziamo. L'evento è caratterizzato da momenti in cui ci sarò io a parlare, ok? Nel senso proprio mi vedete frontalmente, momenti in cui invece io ho preparato delle slide che potete leggere, perché ci sono delle parole chiavi che è importante che voi possiate memorizzare e scrivere, cioè se potete avere carta e penna vi fa solo che bene. Poi faremo anche un piccolo test, che anche le mie Leonesse, anche i miei clienti in realtà quando lo fanno vi piace sempre perché si possono poi sempre un po' mettere alla prova e vedere se sono migliorate, ok? Intanto saluto tutte, benvenute. Poi ieri sera vi ho fatto anche la live in Metti l'ordine alla tua vita, quindi ricordo che chi è in Metti l'ordine alla tua vita, che è il gruppo Facebook dedicato invece all'evento, quello di 2 giorni live, del 21-22 maggio, ieri sera vi ho fatto la live e trovate nel gruppo registrata, quindi potete ancora vedere. Poi, visto che ci sono, dico alle Leonesse che adesso sono quasi di rientro a Lisbona, tra un'oretta ho il mio treno. E stasera vi carico una live, ok? Nel gruppo privato Scelgo Me. Poi, niente, da domani sera quindi ci troviamo nell'evento. Sarà un evento che comunque, allora, rispetto agli scorsi, sarà più sintetico. Più sintetico perché mi piacerebbe arrivare alla fine un po' prima dei tempi, in modo che sapete. Ciao Francesca! Vabbè, faccio anche, visto che ci sono, perché ci sono alcune che sono interventiste, ti faccio anche i complimenti live per la tua settimana degli interventi. Brava! Dicevo che voglio arrivare un po' prima alla fine perché in genere appunto quando faccio questi eventi lascio la possibilità di fare anche una piccola breve sessione anche di domande e risposte, breve, che dico sempre che è breve. Però poi dura quella parte dura 3 ore, ok? Quella parte di domande e risposte dura 3 ore e mezza. Quindi c'è sempre la sessione di domande e risposte alla fine. E mi piacerebbe quindi fare l'evento. Sarà diverso, nel senso che sarà più sintetico. Più sintetico, alcuni temi che ho già trattato in passato. Prego, Francesca. Temi che ho già trattato in passato nei scorsi eventi, sarò molto più veloce. Un po' perché davvero. Sono cose che ripeto sempre, quindi cercherò di essere proprio sintetica su alcuni, magari concentrarmi su alcuni nuovi, in modalità diverse, quindi comunque sarà rinnovato. E poi ci sarà questa sessione domande e risposte finali che la faccio perché comunque è un modo per avere un contatto con voi. Magari avete delle domande, vedete l'evento, avete la possibilità, dopo l'evento avete fatto un po' di chiarezza, magari avete un po' riflettuto su di voi, ci sono dei dubbi che avete, potete farmi le vostre domande. Ok, live, senza problemi, perché tanto io
rispondo volentieri anche live, cioè l'ho sempre fatto, non è una cosa che, cioè, oddio, mi mette timore, paura. No, anzi, sono, mi piace. E queste sono, diciamo, le indicazioni fondamentali. Non so adesso quanti sono gli iscritti, perché io in questi giorni non ero a casa, quindi è tutto il mio team, sa tutto, ok? Ma mi aspetto che chiunque, quanti sarete, non ne ho idea. Per me non esiste il poco e tanto, per me esistono solo le persone interessate, sinceramente. Quindi chi è interessato è il benvenuto ad ascoltarmi. Ciao Claudia, come stai? Bello vederti in live. Sono le persone interessate, mi fa piacere, perché io voglio parlare a quelle persone. Non mi interessa avere, non so, i numeroni e poi però nessuno ti sta ascoltando. Quindi io so che chi viene perché vuole ascoltare, perché vuole capire, perché vuole fare. Cioè vuole capire come fare ordine, no? Appunto viene per capire come fare ordine. Wow. Intanto abbiamo... Sono a casa un attimo, tutto sommato va bene. Ok, allora... Sei un attimo... Ti ha preso anche a te un po' l'abbattimento. Mi ha beccato anche a me la scorsa settimana. Ho piccoli rimasugli. Già avete visto nei commenti, vi è, appunto, c'è scritto anche tutte le informazioni, quindi appunto domani sera, poco prima dell'inizio della lezione live, è necessario cliccare sul link blu arrivato via email e poi premere sul tasto start al centro dello schermo. Mi raccomando, vedete, queste sono le informazioni, perché magari delle volte è capitato che alcune non sapessero accedere, visto che il tasto è in inglese, start vuol dire iniziare. Iniziare, quindi vuoi iniziare l'evento, clicca start. Benissimo, benissimo, avete anche tutte le indicazioni, vedete? Poi ovviamente per qualsiasi domanda o dubbio c'è sempre il mio team di riferimento, abbiamo l'email di supporto, contattate l'email di supporto che vi rispondono immediatamente, ok? Anche quando scrivete la pagina c'è direttamente il supporto che vi risponde, quindi da questo punto di vista siamo molto presenti, molto attrezzati. Ciao Alessia, come stai? Allora, io avviso le interventiste. Allora, Alessia vince il premio per i maggiori interventi, comunque, nelle mie settimane degli interventi. Quindi la premio qua davanti a tutte, perché è quella che fa più interventi. Il tema dovrebbe essere 7 interventi in una settimana. In realtà gli interventi ne ha fatti tipo 52. 52, e poteva fare meglio, questa è la cosa. Allora... Quindi cliccate il link e registratevi all'evento. Domani facciamo ordine, un evento che ho detto non durerà un'infinità, però perché vorrei arrivare alla fine con la sessione domande e risposte. Benissimo, mi divertono troppo. Eccola Cirli col nuovo taglio. Cirli, però il nuovo taglio non ce l'hai fatto vedere, ma io sono molto contenta. Sono molto contenta della settimana che hai fatto. Mi auguro che tu possa continuare con questo mood. Ho visto, sono stata molto felice. Oggi ti ho commentato infatti anche il post. Ho visto il taglio, ho detto, ci avevo dato un taglio nuovo a Cirli, nuovo inizio, nuovo, tutto nuovo, e sono proprio contenta, fatto bene, tanto perché aspettare gli altri, anch'io ero come te, cioè io sono come te, se tipo c'ho la cosa che voglio farmi i capelli in un certo modo e non ho tempo di andare dal parrucchiere, magari non ci voglio andare da loro, me li faccio io, l'ho fatto tante volte, per non so quanti anni mi sono tagliati io, penso tipo 5-6 anni della mia vita, non sono mai andata al parrucchiere, mi sono sempre tagliati io. Leggiamo un po' come state qua. Allora, quanti che sono in live verranno all'evento, prima di tutto, qua, per capire a chi sto parlando? Benissimo, certo. Brava Alessia, è vero, ne ho ancora uno sul groppone. Vi adoro. C'è Sapedali come prima... No, ma non è vero. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero non definirti mai così, perché non è vero. Non è vero, Cirli. No. Siete tutte molto belle. Vabbè, tu hai spiccato il senso dell'umorismo, devo dire, mi ha colpito molto quando ho visto il tuo video. È una cosa che mi è rimasta, se mi sei rimasta impressa per il tuo spiccato umorismo, in realtà. Davvero, ti contraddistingue molto. Poi, super anche tu, hai fatto tante cose importanti, verissimo, le siete tutte e due, avete fatto... Sì, che poi è vero, Alessia è più un tipo che fa tanti piccoli interventi e cerca di condensarli. Poi ci sono altre tipologie di interventiste, cioè che, e qua stiamo parlando di fare ordine, ok?
cioè gli interventi, settimana di interventi è un modo per fare ordini sui conti in sospeso con il passato, ok? È una settimana che faccio una volta all'anno, così piace sempre un sacco. E l'ho fatto adesso con chi è in mettere in ordine la tua vita. E adesso c'è la settimana questa qua, invece sono io a dare a loro gli interventi per prepararsi in tempo all'evento, ok? Così hanno tutto pronto e le seguo io, così almeno non arrivano all'ultimo, non hanno, non so, sorprese e quant'altro. Quindi prima ho fatto una settimana in cui loro intervenivano su di sé, sulla loro vita, si mettevano all'azione. La seconda settimana sono stata io invece, adesso, da oggi, a dare loro gli interventi, no? Uno al giorno da fare. Allora, nel frattempo ditemi chi c'è all'evento e chi non c'è. Deve venire, se devi venire se sei disordinata e sei in un momento anche di indecisione nella tua vita, caos a livello mentale, fisico, stanchezza, sopraffatta, stressata, vivi per la tua casa, vuoi smettere, no, di vivere per la tua casa, vuoi una casa che venga incontro a esigenze e necessità, l'evento di domani sera, che è metti in ordine live, se sei live, perché io confondo tutti gli eventi, metti in ordine la tua vita, comunque domani sera si mette in ordine a prescindere. C'è l'evento sulla sessione di riordino live ed è gratuita. Vediamo un po'. Supera anche tu. Ah, ecco, ci sono due tipi di tipologie di interventi. C'è quella appunto che fa piccoli ma condensati interventi, ok? Cioè quindi tanti ma piccoli. E poi c'è chi invece magari ne fa pochi ma di maggior magari difficoltà o intensità, ok? Ognuno ha il suo stile, ecco. Io sono stile Alessia, diciamo. Allora, Barbara, Francesca, bene, bene. Vittoria. Finito, non c'è più nessuno, sono tre. Vabbè, gli altri non commentano, siete un po' timide. Non abbiate timore, no timidezza. Anche perché, delle volte, la cosa che ho notato è che chi non parla sono proprio le persone che dovrebbero parlare. Chi parla sono proprio quelle che invece dovrebbero tacere. Infatti sono quelle che poi io blocco e banno e le chiamo ladri di tempo. Quindi quando faccio la domanda mi fa molto piacere che ricevo una risposta. Fa piacere che mi salutate, fate sapere chi siete, state guardando, come va, che fate. Quante voi vogliono... Allora, facciamo questo test. Cliccate il pollicione mi piace. Quanti di voi vogliono fare ordine alla propria vita? Spolliciate, così almeno al posto di commentare spolliciando non mi vede nessuno, ma vi vedo io. Vediamo quanti pollici, dovete cliccare il pollicione, ok, li vedo salire, ok, vedo salire, vedo quanta gente vuole fare ordine nella propria vita, non vuole più vivere la propria casa, vuole riuscire finalmente a essere meno stressata, meno ansia, volete finalmente avere ospiti a casa dell'ultimo minuto senza dover fare le pulizie dell'ultimo minuto, spolliciate quando azzecco qualcosa, poi... volete finalmente che non solo voi sappiate fare ordine, ma anche e chi è attorno a voi faccia ordine come voi e non dobbiate più fare per tutti gli altri, spolliciamo. Oppure riuscire a preparare tipo la valigia, ok? In pochissimo tempo per le vostre vacanze, avere più tempo per voi, spolliciate. Più tempo per voi senza dover stare sempre a dedicarlo per la propria casa. Basta lamentarsi per il disordine, mai più lamentarsi per il disordine. Sapete che quanti belle spolliciate, brave. Ho visto che sono spolliciate, qui sono molto felice. Salute in linea. Guarda quanti, anche i commenti, grandi. Siete grandi, forti. Certo che ci sono, ottimo. E sapete, no, che poi ci salutiamo, che devono prendere il taxi, che per andare in stazione. Il disordine. Grande Claudia. Il disordine è diciamo il motivo per cui le cose non vanno, ma anche il motivo per cui le cose non andranno mai. Perché il motivo per cui le cose non vanno è perché tu continui a creare disordini, quindi ti autosaboti. Ma anche il motivo per cui le cose non andranno mai è perché questo ostacolerà il tuo futuro e quindi non ti permetterà mai di poter fare, condurre la vita che tu desideri, perché comunque tu non prevedi il disordine nella tua vita, non vedi nel tuo futuro, non hai mai immaginato. Cioè ognuno di voi quando ha comprato casa o immagina in questo momento la casa dei propri sogni, se la immagina disordinata o se la immagina comunque ordinata, bella come una bella casa dove tutte le cose hanno un senso, uno scopo, un posto. Voi non ve la immaginate disordinata, proprio perché noi non concepiamo il disordine in realtà. Quindi per noi in realtà il disordine è veramente un problema che ci rovina.
perché noi non concepiamo il nostro futuro in base al disordine, capite? Quindi è un ostacolo che noi non prevediamo e che sta in mezzo alle scatole, che però non ci permette di poter fare quello che vogliamo. E poi ci chiediamo: ma perché? Ma perché? Ma perché? Per il disordine, solo che ci siamo talmente abituati al disordine che pensiamo che ormai faccia parte della routine, della vita, della quotidianità. In realtà è da eliminare. Proprio perché vi siete abituati, non sapete più cosa significa vivere senza disordine. E dovete provare questa ebbrezza, perché credetemi che la vita è molto più bella. È molto più serena, molto più tranquilla, insomma. È la vita che voi volete, quella che voi immaginate senza disordine, è proprio quella lì, la vita che voi vivrete. Quindi quando voi immaginate la vostra vita, quello che volete fare nel futuro, dovete considerare però che c'è di mezzo il disordine, quindi non andrà come voi volete. Ok? Ci saranno gli ostacoli, degli impedimenti e così via. Ok, dai, adesso vi saluto, che adesso devo andare in stazione. Mi prendo una cosina da mangiare, perché comunque il viaggio sarà un po' lungo, in treno sono 3 ore qualcosina. Perché ovviamente vi faccio tutto il Portogallo in treno. Però mi conviene, perché l'aereo non ha senso, cioè non ha senso prendere l'aereo per mezz'ora, capite? Mezz'ora di aereo, ma non conviene proprio. E quindi niente, vi saluto, vediamo un po' se c'è qualcuna, saluto tutte comunque che ha commentato. Leggiamo Elisa, bella ordinata, a fine anno il trasloco di una nuova casa, l'ordine fatto con te mi farà risparmiare tempo e stress. Allora Elisa, sono felicissima di questa notizia, che ti auguro ovviamente un super trasloco, e sono sicura che assolutamente è proprio così. Poi se metti in atto... Non so se hai visto Trasloco Facile, se è Trasloco Facile, che faccio vedere proprio come fare il trasloco, top. O se no, attua comunque, mantieni la tua organizzazione, quella che hai mantenuto oggi, facendo gli scatoloni, perché questa è più veloce quando andrai nella casa nuova. Quindi, brava, sono contenta anche di questo tuo feedback, davvero. Claudio, in quale località sei? Adesso io qua sono a sud, quindi sono in Algarve, che è a sud del Portogallo. Quindi Faro, ok, per darvi un riferimento conosciuto, Faro. Ho finito, oggi è stato appunto, oggi è il giorno in cui rientro e domani appunto abbiamo anche l'evento, però dall'evento appunto sarò a Lisbona. È davvero bello, se siete mai stati nel sud del Portogallo ve lo consiglio molto. Alessia, grazie, grazie mille, mi vedrete domani sera. Dai, su, non vedo l'ora. Vi abbraccio a tutte. Ciao Elena. Buona giornata, buon intervento, buon riordino, gioia infinito. Claudia, ti dico che qua non c'è il tempo che hai trovato a Lisbona quando sei venuta la prima volta quest'anno, l'anno scorso, era ottobre, l'Halloween sei venuta, mi sembra. Qua c'è sempre il sole, dicono che sia molto più simile, diciamo, al clima un po' tipo del sud della Spagna e un po' isolano, insomma. Calcolate che qua vicino c'è Lagos, infatti ci andrò a Lagos poi. Va bene, stasera vi carico una live su Scelgo Me, ok? Prego Elisa, a domani, buon rientro, grazie. Un saluto a tutte, ciao ciao ciao!